Ecco tre errori che spesso i miei clienti fanno quando hanno un'idea di business e non sanno se funzionerà. Numero 1. Vengono a parlarmi con un'idea precisa. Sanno già cosa vogliono sviluppare, o almeno credono di saperlo, e vogliono un preventivo per realizzare il software. Ma se provo a chiedere che tipo di validazione hanno, se hanno già dei clienti o magari una lista di email in waiting list pronti ad acquistare, la risposta è sempre no. Prima vogliamo sviluppare il prodotto. Numero 2. Sono pronti a spendere anche decine di migliaia di euro per sviluppare un software esattamente come lo hanno pensato, ma non vogliono investire nulla in ads, landing e prototipi prima, anche se questo gli costerebbe di meno. Anche a discapito del guadagno per la mia azienda, metto sempre in guardia da questo genere di attività. Solitamente è meglio investire per step ed avere un processo evolutivo che, passando per piccoli esperimenti, ci guidi verso la realizzazione di un prodotto che le persone realmente vogliono. Numero 3. Sono preoccupati dal budget e dal tempo. Vogliono assolutamente sapere quanto gli costerà lo sviluppo e in quanto tempo sarà tutto pronto. Quando intendi realizzare un prodotto digitale, come un sito, un'app o comunque un software, devi sapere che si sa solo quando si inizia a costruirlo, ma mai quando si finisce. Avere dei tempi certi è un'illusione. Questo perché un prodotto software valido, che le persone usano veramente, si adatta attorno al cliente che lo usa, adeguandosi e cambiando continuamente. Solo così puoi avere successo. Ma non preoccuparti. Se anche tu stai pensando di lanciare la tua idea e sviluppare il tuo prodotto digitale, c'è una buona notizia per te. Con il nostro programma di affiancamento strategico, puoi lanciare e iniziare a validare la tua idea, anche con budget di poche migliaia di euro. Ed anche meno. Prenota, ora, una prima call strategica gratuita.